La lunga corsa verso la segreteria del Partito Democratico è partita da Roma. Nel weekend Nicola Zingaretti ha mostrato la sua idea di partito aperto, una piazza grande in cui chiunque abbia voglia di apportare il proprio contributo è benvenuto. La prima giornata della kermesse ospitata all'ex Dogana è stata dedicata a spiegare perché il modello Renzi ha fallito. Sbagliato puntare sulla egocrazia, sì ad un noi capace di unire le forze. La giornata conclusiva ha presentato l'idea di opposizione alla Zingaretti. Ad un esecutivo che, a detta del governatore, cavalca l'odio per ottenere facili consensi, bisogna contrapporre un modello di integrazione e protezione che parta dall'ascolto e dalla comprensione di quel popolo che ha voltato le spalle al partito. Io lo dico subito, non ho da proporvi una Macedonia di inventive contro qualcuno di noi per strappare magari qualche applauso da tifosi. Ma vorrei proporvi un pensiero, un'azione per provare insieme, perché a me sembra questo il punto della democrazia italiana, per uscire dal pantano in cui siamo precipitati e ricostruire una speranza per il nostro paese. L'incursione di un gruppo animalista che protesta contro un emendamento alla legge di bilancio regionale crea un po' di scompiglio e Zingaretti replica chiedendo come possa esigere rispetto per gli animali chi non rispetta i propri simili. Poi si continua con gli interventi, applauditissimo quello di Bernice King, figlia di Martin Luther King, che esorta a non voltare le spalle a chi fugge, riferendosi al dramma dei migranti. Per il momento, oltre a Zingaretti, è sceso in campo solo Giachetti. Si attende la decisione di Marco Minniti, l'ex ministro dell'Interno, è stato indicato dall'ex premier Renzi come suo candidato alla segreteria. Minniti potrebbe sciogliere la sua riserva già sabato prossimo, quando parteciperà alla Leopolda. Intanto, nel partito molti cercano di scongiurare uno scontro aperto tra renziani e zingarettiani. Consci del pericolo scissione, spauracchio mai pronunciato in pubblico, ma considerato all'interno del partito come l'evento capace di distruggere una volta per tutte quel che resta del PD.